I semi, quelli di zucca, quelli da sagra, quanto sono buoni, eh? E io l'ho fatto in casa, come ci diceva la cambusa di Nicco, i semi. Buoni. Guardate qua, questa è la zucca e io con il cucchiaio, la zucca tagliata a metà, questa è quella dell'orto, ma si trovano a qualsiasi supermercato. Comprate le intere le zucche, scavo e tiro fuori i semi, eccoli qui. E questi si fanno per mangiare come alle sagre o allo stadio, però sono fatti in casa, saranno meglio. Ora la vado a svuotare tutta. Ed ecco qua i semi della zucca che vado a lavare, perché devo levare tutta questa, come si chiama, questa lanugine che c'è. Devono rimanere soltanto i semi, quindi in acqua corrente, piano piano, si lavano. Adesso che i semi sono tutti stati lavati, c'è qualche traccia, ma poca roba, vanno asciugati. Quindi li metto dentro il nostro finaccio pulito e li asciugo proprio bene, non ci deve rimanere traccia di acqua. Adesso che sono asciugati, non sono perfettamente asciugati, ma in maniera discreta, li vado a rimettere dentro la ciotola. Ecco qua. Ora li vado a condire. Metto un po' di sale e un paio di cucchiai di olio d'oliva extravergine, non di più, ecco, e li condisco bene bene. Nel frattempo ho acceso il forno a 160 gradi ventilato, ho preso la teglia del forno, ci ho messo solo un po' di carta da forno e li dispongo. Cercate di metterli in maniera più uniforme possibile, almeno cuociono tutti nello stesso modo. E poi vanno quando il forno è arrivato a 150 o 160 gradi, quello, forni di casa non è che siano super precisi, una quarantina di minuti. Ci siamo, sono passati 35, boh, guarda se è calda, 35 minuti e eccoli, e ce la faccio, eccoli qua, ora non resta che farli raffreddare e mangiare. Assaggiano. Buoni, buoni, buoni.